Eccoci alla foce del fiume Musone, Loreto, e anche in questo fine novembre 2016 il fiume si è scavato una nuova foce. Non è riuscito a sfondare là dove ci sono quel pescatore arrezzaglio eccetera, e quindi si è messo in direzione umana come al solito. Vedete, in direzione sud, Porto Recanati, c'è una barriera protettiva anche al campeggio lì, che adesso ospita i terremotati, parte dei terremotati, e lì da sempre c'è quella barriera di scogli, per cui in giù poi là ci sono le case, alcuni ristoranti là in fondo là, e quindi non riesce più a sfogare. Normalmente viene dritto da qui fin là, dove c'è quel signore là che fa la pesca arrezzaglio, che vedete, un bel lancio. In genere qui è pescosissimo perché il fiume porta nutrienti per i pesci predatori, no? Il varolo, il branzino nostro, come chiamiamo noi varolo o spigola, e quindi sfoga in direzione Numana. E noi lo documentiamo. L'allenamento è stato interrotto. Alla storia consegniamo questo strano fenomeno. Non so se riusciamo a vederli con lo zoom del telefonino, ma laggiù sono appollaiati centinaia di gabbiani, segno che c'è qualcosa da mangiare. Laggiù in fondo vedete le due sorelle, sentite in lontananza qualche sparo di cacciatori, là in mezzo è meglio non avventurarsi. Salutiamo Loreto di nuovo e salutiamo Numana, il Monte Conaro e Sirolo. Ciao a tutti, alla prossima.